Allora, parliamo degli anni 80, dopo aver parlato ieri degli anni 70, e appunto vediamo come negli anni 80 diciamo, il capitalismo cambia, e cambia in maniera radicale. Il capitalismo degli anni 80 si trasforma in qualcosa, negli anni 80, in qualcosa di molto diverso rispetto al capitalismo degli anni 60 e 70. Qui l'immagine che ho scelto è quella del muro di Berlino, che appunto viene abbattuto nell'89. Allora, eravamo rimasti al primo shock petrolifero e a quello che era successo in Italia, diciamo, dal 71 al 78, la fine della solidarietà nazionale e quindi la discussione per l'ingresso nello SME. Entriamo nello SME e nel 79 c'è il secondo shock petrolifero. Blocca la produzione dell'Iran, innescando forti movimenti speculativi. Il prezzo raddoppia e per l'Italia ovviamente ci fu il solito problema sulla bilancia dei pagamenti e riparte l'inflazione esterna. Allora, vediamo proprio l'inflazione esterna. Era in calo l'inflazione, c'è raddoppio del prezzo del petrolio, si ripassa dal 12% al 21,8%. Questa volta però la risposta è completamente diversa rispetto alle politiche. Gli anni 70 sono stati anni di cambi flessibili, in cui ogni paese rispondeva, poteva fare la propria politica economica e monetaria. Qui con l'ingresso nello SME invece cambia completamente la risposta. Tra l'altro nel 1981 poi arriva Reagan e inizia l'epoca monetarista, e gli Stati Uniti d'America alzano per combattere l'inflazione, questo è diciamo, l'obiettivo, alzano bruscamente il tasso di sconto, cioè il costo del denaro, e di conseguenza il costo del denaro in tutto il mondo c'è un aumento del tasso di sconto e del costo del denaro, e questo pone le basi, insieme alla liberalizzazione dei movimenti dei capitali, che inizia proprio in questi anni, crea le condizioni per la crescita dei debiti pubblici, aggravata questa cosa anche dalla decisione del 1981 presa da Andreatta e Ciampi di fare il divorzio tra Tesoro e Banca d'Italia. Il divorzio fra Tesoro e Banca d'Italia ebbe luogo nel luglio dell'81, un accordo quasi tra amici, tra Andreatta e Ciampi, non fu mai discusso in Parlamento. Di fatto fu un provvedimento che passò senza che l'opinione pubblica ne fosse informata e senza che vi fosse alcuna discussione. Una specie di golpe economico. Esatto. L'adesione allo SME rispondeva a un'esigenza squisitamente politica: il controllo dell'inflazione interna causato dal clima di accesa rivendicazione salariale degli anni 70 per mezzo di un vincolo esterno. Lo abbiamo visto nelle dichiarazioni di Malagotti, no? Abbiamo visto la discussione per l'ingresso nello SME. Serve il vincolo esterno, denunciato anche poi da Marco, abbiamo letto anche quelle dichiarazioni di Marco. Serve il vincolo esterno perché attraverso il vincolo esterno si può imporre un riequilibrio dei rapporti sociali e di classe. Aderendo allo SME, seppure con il momentaneo beneficio di una banda di oscillazione piuttosto ampia, l'Italia si avviava a rinunciare allo strumento della svalutazione monetaria per compensare le perdite di produttività. Qui c'è una frase tratta da un articolo scritto da Beniamino Andreatta: l'imperativo era di cambiare il regime della politica economica e lo dovevo fare in una compagine ministeriale in cui non avevo alleati, ma colleghi ossessionati dall'ideologia della crescita a ogni costo, sostenuta da bassi tassi di interessi reali e da un cambio debole. La nostra stessa presenza nello SME era allora messa in pericolo. Oh,
bisogna anche ridimensionare un po' il ruolo svolto dal divorzio, perché a una lettura superficiale uno potrebbe pensare che il divorzio sia la causa di tutto, perché in realtà non è stato così. Se si vanno a guardare poi i dati, ci si rende conto che la Banca d'Italia continuò ad intervenire nell'acquisto dei titoli emessi dallo Stato, seppure in misura decrescente nel corso del decennio. Quindi non è stato soltanto il divorzio l'unica causa che ha determinato l'esplosione del debito pubblico, perché appunto l'acquisto continuò fino alla fine degli anni 80, quando concluso il processo di liberazione dei movimenti di capitale, la domanda nazionale di titoli si affiancò a quella degli investitori esteri, perché l'obiettivo sia della liberalizzazione dei movimenti di capitali sia del divorzio, l'obiettivo vero era quello: passare da un finanziamento monetario dei deficit dello Stato a un finanziamento sul mercato dei capitali privati. Questo era l'obiettivo raggiunto nel corso degli anni 80, un cambiamento radicale rispetto a quello che era il capitalismo, cioè inizia la finanziarizzazione dell'economia, e le fondamenta di questo processo sono proprio costituite dal finanziamento dei deficit degli stati sul mercato dei capitali. Corrisponde dunque solo parzialmente al vero la vulgata secondo cui la causa principale e diretta dell'aumento del debito pubblico, che passa dal 59 al 123 in 13 anni, sia da imputare al divorzio, gli effetti del quale devono essere inquadrati in una prospettiva più ampia che comprendeva, tra l'altro, l'obiettivo di limitare la capacità di intervento dello Stato nell'economia e di introdurre un principio, quello dell'indipendenza della banca centrale, che avrebbe profondamente cambiato gli equilibri politici e il senso stesso della parola democrazia. Il concetto di indipendenza della Banca d'Italia entra nel linguaggio politico in quegli anni. Prima era un concetto inconcepibile. Inesistente proprio. Quindi gli anni 80 sono stati gli anni della finanziarizzazione dell'economia. La politica di alti tassi di interesse reale creò le condizioni per un imponente trasferimento di ricchezza dai salari alla rendita finanziaria, attraverso l'esplosione del debito pubblico, perseguendo anche un obiettivo politico, adesso qui se ci fosse Moreno mi darebbe pienamente ragione, cioè l'imborghesimento dei lavoratori, perché il lavoratore a un certo punto cominciava ad avere un suo reddito costituito in parte da salario e in parte da rendita. E parallelamente a questo inizia un processo di liberalizzazione finanziaria che è sicuramente il più grande fenomeno di trasformazione dell'economia degli ultimi vent'anni del millennio. E qui ci sono riportate le date. Come vediamo, l'Italia è stata tra le ultime, anzi diciamo i paesi latini sono stati tra gli ultimi insomma, a liberalizzare, hanno cominciato Canada, Germania, Svizzera e per arrivare al 92 a Spagna e Portogallo. Qui ci sono due o tre slides che danno un po' una misura di quanto è stato imponente questo fenomeno. Non mi ricordo dove ho preso i dati, ma insomma più o meno questi sono. Ma questo è il volume degli scambi? Allora, i mercati valutari sono quelli in cui fondi monetari, in cui ci stanno in portafoglio valute e via dicendo, no? Quindi sì. Sono dati giornalieri questi? No, questi sono annuali. Annuali. Scambi di valute. Scambi, mercati valutari. Guarda, io. Mercati valutari e scambi di valute. Stavo dicendo per appunto questo, non ho fatto una ricerca accurata. Sono andato su internet, ho trovato un documento. Quindi questi dati potrebbero. No, scusa, hai ragione, io pensavo a mercati finanziari, invece tu. Valutari. Mercati valutari, sì. Si passa da 80 miliardi con un rapporto di 10 a 1 rispetto al valore del commercio mondiale a un rapporto di 71 nel 1995, cioè in appena 15 anni. Altra slide dello stesso tenore. Il volume degli scambi di azioni e obbligazioni tra stranieri e residenti negli USA
cresce dal 3% del PIL nel 1970 al 135% nel 1993, cioè l'apertura dei mercati interni agli scambi internazionali. Prima i mercati, gli scambi avvenivano all'interno di ogni paese tra residenti. La crescita del commercio è stata accompagnata da una crescita dello stock di prestiti bancari internazionali. Lo stock totale di titoli finanziari scambiati nel mercato globale è aumentato da 5.000 miliardi di dollari nel 1980 a 35.000 miliardi di dollari nel 1992, pari a due volte il PIL dei paesi OCSE. Quindi anche qui in 12 anni vedete un incremento, cioè si aprono proprio le porte e i capitali cominciano a muoversi nel mondo in quantità sempre maggiori. Altra slide sempre dello stesso tenore. Le conseguenze di questa libertà di movimento dei capitali sono un aumento delle oscillazioni dei tassi di cambio, perché la bilancia valore di una moneta è legata al saldo della bilancia della pagamenti e comprende sia gli scambi commerciali che gli scambi di capitali. Quindi se i capitali si muovono, ovviamente questo si ripercuote poi sulla stabilità dei cambi, quindi i cambi cominciano ad oscillare. Ampi margini di profitti speculativi, perché si specula sui cambi. Privatizzazione del rischio di cambio vuol dire che nel commercio internazionale, siccome i tassi oscillano, comincia a porsi il problema di assicurarsi rispetto a queste oscillazioni del cambio, e quindi nascono società finanziarie che offrono servizi assicurativi per garantire gli scambi commerciali. Alto rischio finanziario e quindi la creazione rapidissima, nel giro di 10-15 anni, di nuovi strumenti finanziari fino ad arrivare ai derivati. Rispetto all'era di Bretton Woods, caratterizzata da forti controlli sui movimenti di capitali, negli anni 80 i tassi di interesse reali sono aumentati. Il tasso di interesse reale, lo ricordo, è la differenza tra tasso di inflazione e tra tasso di interesse e tasso di inflazione. Quando sono stati i governi a prendere a prestito, ciò ha contribuito ad aumentare il rischio di crisi del debito pubblico e del debito estero, ogni qualvolta i tassi di interesse reali superavano i tassi di crescita del PIL. Cioè un paese si mette su un sentiero che lo porta al default quando i tassi di interesse reali che deve pagare sul debito sono superiori al tasso di crescita dell'economia. Quello è un sentiero che porta al default. Conseguenze economiche dello SME e della liberalizzazione dei movimenti di capitali. Per restare all'interno dello SME occorreva creare le condizioni per mantenere un rapporto di cambio fisso con il marco del tedesco. Lo ha detto Fassina in televisione: se non è flessibile il cambio, deve essere flessibile il salario, quindi moderazione salariale. Di qui la necessità di una linea di politica economica che, tenendo conto di questo vincolo, evitasse rigorosamente che le esportazioni italiane perdessero competitività sui mercati europei. Preservare competitività significava creare le condizioni per cui i prezzi delle esportazioni non crescessero più della media europea. Alti tassi di interesse reale, la creazione di un mercato finanziario unico produsse come conseguenza la necessità per ogni paese di adeguare i propri tassi di interesse interni a quelli vigenti nei mercati europei. Veniva in tal modo persa la possibilità di condurre la politica monetaria autonoma e di variare i tassi di interesse interni con l'obiettivo di ottenere il livello desiderato della domanda globale e quindi di occupazione. Mi spiego meglio. Prima della liberalizzazione, un risparmiatore italiano che avesse voluto investire in Bund tedeschi non poteva farlo, quindi lo spread non esisteva. Tu, se avevi i soldi e volevi comprare dei titoli di Stato, o li compravi titoli italiani o basta. O azioni italiane. Se volevi portare i soldi all'estero dovevi trovarti uno spallone che ti faceva con la valigia, con lo zaino, portare i soldi in Svizzera. Di conseguenza era la Banca d'Italia che stabiliva il tasso di interesse sui prestiti che lo Stato otteneva. Nel momento in cui i capitali sono liberi di muoversi in tutta Europa... Scusa, con l'esclusione delle società però questo... Sì, vabbè, però c'era... Cioè, voglio dire... Dovevi comunque ottenere un'autorizzazione. Però voglio dire, questo movimento
movimento di capitali nelle società strutturate, cosa che per diventare multinazionale. Dovevi passare attraverso l'Istituto per il Commercio Estero, cioè ottenere un'autorizzazione, dovevi spiegare perché portavi fuori i capitali, avevi dei vincoli, dovevi riportare una parte dei guadagni, e accadeva anche il contrario, gli investimenti diretti esteri che venivano in Italia dovevano passare all'Istituto per il Commercio Estero e c'erano dei vincoli per cui una parte degli utili l'investitore estero doveva reinvestirli obbligatoriamente in Italia, e questo avveniva in seguito a una contrattazione, quindi in ogni caso erano investimenti industriali, sia i capitali che uscivano che i capitali che entravano nell'epoca precedente. Adesso invece sono in gran parte movimenti di capitali con fini di speculazione, cioè ottenere il massimo guadagno in termini di tasso di interesse, per cui se lo Stato italiano emette dei titoli, okay, e offre un tasso di interesse del 2%, ma la Germania offre il 3,5%, ovviamente l'investitore italiano si compra i tassi tedeschi, i titoli tedeschi, e quindi lo Stato italiano è costretto ad alzare i suoi tassi, chiaro? Cioè gli Stati sono messi in competizione sul mercato internazionale per reperire fondi, per reperire denaro. Prima non era così, prima il risparmio italiano poteva per forza di cose finire soltanto in titoli di Stato italiano, basta. E se non si trovavano compratori, la Banca d'Italia addirittura li stampava i soldi. Non solo, ma il tasso di interesse era deciso dalla Banca d'Italia. Esatto. Perché intanto finanziava le banche, dava le riserve alle banche a un tasso di interesse, ma i titoli di Stato prima del divorzio era obbligata ad assorbire la Banca d'Italia al tasso di interesse deciso dal governo. Esatto. Per cui il mercato non voleva assurdo. Si passa da un regime in cui il prezzo lo faceva il venditore, cioè lo Stato, a un regime in cui il prezzo lo fa il compratore, cioè i mercati finanziari privati. Capisci che non è un cambiamento da poco questo, eh? E questo, capito, è preliminare all'Europa, perché questo in realtà la liberazione dei movimenti di capitali è una cosa che hanno voluto tutti, americani, giapponesi, e in Europa poi ci abbiamo messo il carico da 90, lo vedremo. Le tappe della liberalizzazione, di questo processo di progressiva liberalizzazione che avviene in Europa. Allora, riparte il processo di integrazione europea, era già ripartito con lo SME, ma dal punto di vista normativo, perché abbiamo visto che c'è stato, vi dissi nel corso della seconda lezione, che ci fu un periodo in cui il processo normativo di costruzione dell'Europa si arrestò praticamente dai trattati di Roma fino al 1986, quando ci fu l'atto unico europeo, furono apportate poche e marginali modifiche ai trattati di Roma del 56-57. Tutto riparte nel 1985, cioè l'anno prima dell'atto unico, con il libro bianco sul mercato interno di Jacques Delors. Libro bianco che supera i limiti del mercato comune, nel quale le legislazioni interne dei paesi avevano di fatto favorito il permanere della segmentazione dei mercati. E questo l'abbiamo detto, c'erano una serie di regole interne. Propone il libro bianco un programma d'azione ai fini della realizzazione effettiva del mercato unico, della trasformazione quindi dal mercato comune in mercato unico. Il Consiglio europeo lo approva in occasione del vertice di Milano. Il libro bianco stabilisce le tappe del processo di integrazione a partire dall'85, indicando i tempi e le procedure che porteranno nel 93 al completamento del mercato unico e all'avvio della fase di preparazione dell'unione economica e monetaria, fino alla costruzione della moneta unica e all'allargamento a nuovi paesi. L'armonizzazione delle legislazioni nazionali è stata a lungo considerata presupposto naturale all'apertura dei mercati. Una volta coordinate le legislazioni, si pensava le frontiere si sarebbero aperte automaticamente. Non di meno, era risultato difficile realizzare l'armonizzazione a motivo delle prassi spesso divergenti prevalenti negli Stati membri. E questo lo so per esperienza diretta, perché ho un amico che da sempre, da quando si è laureato, ormai sono passati quasi 30 anni, lavora presso la Comunità Europea, è laureato in economia e commercio, e il suo compito è appunto girare nei paesi dell'Unione Europea, se ne girare una decina,
e va lì a studiare le normative e a trovare il modo di uniformare per creare, diciamo, una normativa, armonizzare queste normative. Ci siamo sentiti parecchie volte in questi anni e mi ha sempre parlato della difficoltà di uniformare normative così diverse. A un certo punto questi, presi dalla fretta, anche perché l'Unione Sovietica stava collassando e quindi c'erano anche ragioni politiche per accelerare il processo di unificazione europea, decidono di sbrigarsi, per dirla proprio papale. E quindi adottano due orientamenti, che sono il riconoscimento reciproco e l'armonizzazione minima. Servono questi due principi a sveltire il processo di normalizzazione, diciamo, delle procedure. L'idea di base, alla base del riconoscimento reciproco, è che ciascuno Stato deve poter riconoscere l'equivalenza delle misure adottate dagli altri Stati anche qualora si discostino in qualche modo dalla legislazione nazionale. Si parte dal presupposto, in effetti, che le varie legislazioni nazionali perseguono obiettivi analoghi. E questo rende molto più semplice per i giuristi, per quelli che devono scrivere le norme, capito, procedere. L'armonizzazione minima, dice, sostanzialmente lo dice la parola, non c'è bisogno che armonizziamo tutto, basta che un minimo di armonizzazione venga stabilito. Insomma, l'obiettivo è quello di fare presto. Era l'85, si sapeva già che l'Unione Sovietica stava collassando e quindi si doveva accelerare verso l'Unione Europea. Perché quella politica poi in realtà non l'hanno ancora fatta, meno male. La direttiva del 24 giugno è un altro passo miliare, un altro punto miliare di questo processo. Scusatemi. Pietra miliare. Pietra miliare. Ignoranti. Scusa, aspetta la prossima che conferma. State così le facciamo. Sfacciolante, che capirei, vai con mezzo già più pronto. E realizza la completa liberalizzazione dei movimenti di capitale. La direttiva per l'attuazione dell'articolo 67 del Trattato di Roma. Quindi l'attuazione. Quindi sono passati 20 anni. No, 30 anni. 30 anni. È ignorante. L'attuazione. No, quindi si passa dalla teoria alla pratica, questo è il punto. Estendeva i movimenti di capitale nella loro globalità e il principio della liberalizzazione. La direttiva liberalizzava tutte le operazioni che fino ad allora potevano essere soggette a restrizioni ed erano state soggette a restrizioni da parte degli Stati nazionali. In particolare i crediti finanziari a breve termine, le operazioni su strumenti del mercato monetario, tipicamente a breve termine, l'apertura di conti in valuta. Si tratta di una liberalizzazione di notevole portata, anche in considerazione dell'enorme massa di mezzi liquidi già presenti sui mercati internazionali e della loro estrema volatilità. Va ricordato tuttavia che l'innovazione finanziaria aveva già minato profondamente la tradizionale separazione tra comparto a breve e a medio termine sui mercati finanziari. Enormi masse di capitali potevano già spostarsi rapidamente da un mercato all'altro. L'Unione Europea però va oltre ed estremizza. L'Unione Europea è la punta più avanzata del liberismo anche dal punto di vista della liberalizzazione dei movimenti di capitale. Non ce lo dimentichiamo mai. Realizzare il re, praticamente. Esatto, siamo esatto. Così bravi. No? Una cosa che deve far riflettere, e poi ci torniamo nella prossima slide, gli Stati membri si adoperano per raggiungere nel regime che si applicano ai movimenti di capitali con i paesi terzi lo stesso grado di liberalizzazione delle operazioni che si verificano con i residenti tra gli Stati membri dell'Unione. E questa è una cosa, è un principio che è un po' paradossale, perché uno Stato, un'entità politica, si riserva e non mette come principio, si riserva la possibilità di controllare i movimenti di capitali alle sue frontiere. Perché non lo fa l'Unione Europea? Tra un po' lo vediamo perché. Perché la missione dell'Unione Europea e dell'euro è quello di affiancare, se non sostituire, l'euro, il dollaro, con l'euro come moneta per gli scambi internazionali, moneta di riserva, diciamo, di riferimento. Dirigismo politico, la realizzazione degli obiettivi del Libro Bianco, vi erano elencate ben 282 proposte di lettere ritenute necessarie, in soli 6 anni, ovviamente, siccome il tempo è veramente poco per questa enorme mole di modifiche,
impone al processo una svolta dirigista. Quindi, rende necessaria una ulteriore svolta dirigista nella conduzione politica del processo dal Trattato di Roma, il Parlamento del processo. Dal Trattato di Roma, il Parlamento europeo, con compiti esclusivamente consultivi, aveva il solo potere di produrre osservazioni e di esprimere un parere alle proposte della Commissione, trasmettendole infine al Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri aveva il compito di approvare o respingere le proposte della Commissione deliberando all'unanimità. Qui viene fatta una modifica sul principio diciamo decisionale, si passa dall'unanimità alla maggioranza, anche in questo caso perché l'obiettivo era quello di fare presto. Il raggiungimento dell'unanimità richiedeva, per forza di cose, tempi molto più lunghi. Quindi viene modificato in modo sostanziale il processo decisionale, introducendo per il Consiglio dei Ministri il principio della deliberazione a maggioranza qualificata su un vasto insieme di temi comunitari. La cosa, lo sai, viene giustificata anche col fatto che nel frattempo il numero dei membri era aumentato considerevolmente. Certo. Per cui c'è tutta la lunghissima... No, era anche un fatto oggettivo, nel senso che c'era una lunghissima discussione sul fatto che c'era il potere di veto da parte di paesi che magari rappresentavano l'1% della popolazione. Esatto. Non della popolazione, del PIL. No, sì, ma si ragiona in termini di PIL. No, vabbè, d'accordo, però anche della popolazione. Sì, certo. Cioè, Malta non è che può avere lo stesso peso dell'Italia e della Germania. Certo. Oh, una slide di approfondimento su un concetto. Allora abbiamo la politica economica, diciamo, abbiamo tre questioni: la libertà di movimento dei capitali, la politica monetaria, cioè la quantità di moneta che viene emessa, e la stabilità del tasso di cambio di una moneta rispetto alle altre monete. Ora, la politica, la scienza economica, se non sbaglio correggimi, ci dice che tutti e tre questi obiettivi non sono perseguibili. Due di essi sì, ma ad uno si deve per forza rinunciare. Oh. I due obiettivi sono incompatibili tra loro, occorre rinunciare inevitabilmente ad uno degli elementi per ottenere un risultato coerente. L'analisi economica rivela in effetti che un'economia aperta, quindi dove c'è libertà dei movimenti di capitali, solo difficilmente riesce a controllare la massa monetaria in regime di cambi fissi a causa della mobilità dei capitali. Se si accetta di liberalizzare i movimenti di capitale, la decisione di difendere un tasso di cambio equivale ad accettare un pesante vincolo esterno riguardo alla creazione di moneta interna e o dei tassi di interesse interni, con le conseguenze che questo comporta per l'attività economica. Allora, se adesso lo spieghiamo. Vediamo un pochettino. Con l'aiuto di Ernesto. Se vuoi, ti cedo volentierissimamente, perché io mi muovo con insicurezza. Allora, punto primo, se vuoi avere una politica monetaria autonoma, cioè decidere quanta moneta immettere nel tuo sistema economico, e vuoi avere una stabilità del cambio, devi limitare i movimenti di capitale, perché i movimenti di capitale entrano nella bilancia dei pagamenti, se si muovono come gli pare, tramandano in deficit o in surplus eccessivo, e quindi non te lo muovo. Quindi devi, vuoi le prime due cose, i capitali li devi mettere a briglia. Oppure, tre, descriviamo il tre, che è lo SME, l'abbiamo già visto lo SME. Nello SME la libertà di movimento dei capitali c'è, e c'è ancora autonomia della politica monetaria, tant'è vero che però la stabilità dei tassi di cambio non fu perseguita, perché lo SME è una lunga storia di riallineamenti di tutte le monete. Quindi noi abbiamo fatto una decina d'anni, 11-12 anni di SME, ma in realtà, capito, i tassi erano fissi per modo di dire, c'erano, oltretutto lo SME si prestava molto bene alle speculazioni, perché quando una moneta cominciava ad avvicinarsi al margine superiore o al margine inferiore, interveniva la speculazione, perché
aveva la possibilità di speculare, insomma, e lo vedremo poi nel 92, è successo esattamente questo. Due, diciamo la soluzione due, dice vabbè, lasciamo la libertà di movimento ai capitali e assicuriamo la stabilità dei tassi di cambio. Con l'euro è ovvio che c'è stabilità dei tassi di cambio, la moneta è unica, e a questo punto però devi vincolare una politica economica monetaria. E infatti l'Italia, la Francia, la Spagna non possono più fare una politica monetaria autonoma. Va bene? Gli esempi, perché noi capissimo, ci aiuterebbero, non so, perché per ora mi rendo conto che è complicato. Sì, chiaro. Se la politica monetaria, poi non lo possono fare, perché la fanno anche di la politica monetaria vuol dire decidere i tassi di cambio, i tassi di interesse e la quantità di moneta in circolazione. Questo lo fa tradizionalmente la Banca Centrale. La Banca d'Italia non lo può fare più, perché lo fa la Banca Centrale Europea. Quindi la quantità di moneta, la Banca Centrale Europea è che dà le riserve alle banche, sì, e decide i tassi di interesse alle quali le banche pagano queste riserve. Quindi, non è possibile. Indipendentemente dal fatto che ci sia stato il divorzio, ormai la politica monetaria è assolutamente fuori del controllo di qualsiasi soggetto politico italiano, né il governo né la Banca d'Italia. Ma forse non l'hai capito, perché qui improvvisamente abbiamo cambiato esempio, no? Immaginiamo di non avere l'euro ancora, sì. Siamo di essere ancora al tempo dello swap. Allora tu hai i capitali che si possono muovere, sì, d'accordo? E vuoi mantenere i tassi di cambio fissi. A questo punto si può ottenere i capitali si muovono e quindi vanno ad incidere sulla bilancia dei pagamenti. Se tu vuoi mantenere il tasso di cambio fisso, devi imporre restrizioni alla politica monetaria, cioè devi manovrare la manopola della politica monetaria per mantenere fissi i tassi di cambio, certo, mentre la politica monetaria viene usata per determinare il livello di occupazione. Tu invece in questo caso la manopola della monetaria la usi per mantenere in una situazione di libertà dei capitali, per mantenere stabile il tasso di cambio. Chiaro? Fa un esempio concreto. Che significa mettere la Banca Centrale su questa manovra? Allora, facciamo un esempio. C'è un deflusso di capitali, perché i capitali si muovono. La tua moneta tende a svalutarsi e quindi tu devi... Cioè, i capitali fuggono dal tuo paese? La tua moneta si svaluta. Per evitare che si svaluti, devi alzare il tasso di sconto, il costo del denaro. Ecco, cosa fa la Banca Centrale? Il tasso del denaro aumenta la disoccupazione. Capito? È vincolata a questo punto, no? Ma però stiamo andando adesso. Aspetta, vogliamo che ci sia un deficit del bilancio dei pagamenti. Sì. Bene, intanto. E quindi c'è un deflusso di denaro per pagare questo deficit, sì, per pagare le merci straniere. Sì. E quindi la lira tenderebbe a svalutarsi. Sì. Bene. Se la Banca Centrale si impegna a mantenere fisso il tasso di cambio, cosa fare? Allora, di fronte a questa fuga di lire all'estero, in teoria nei mercati, che questa fuga di lire all'estero, cosa vuol dire? Vuol dire che i mercati offrono lire, sì, in cambio di dollari, per esempio. Bene. Quindi c'è un aumento dell'offerta di lire e un aumento della domanda di dollari. Allora la Banca Centrale offre i dollari, decuma riserve, infatti il problema è poi anche vedere, decuma riserve, offre dollari e stabilizza il tasso di cambio. Cosa che faceva. Sì. Oppure l'alternativa è rinuncia a stabilizzare e fa la svoltazione. Sì, a questo punto la rinuncia. Ecco, strumenti che non sono più dati. Questi non sono più possibili. Infatti dopo arriverà il 92 sul punto. E infatti di questo scritto lì dell'esempio concreto del 92. Capito? Champion, ecco. Cosa succede nell'esterno? L'impossibilità di mantenere rapporti di cambio fissi è una pura ancora relativa libertà di movimenti di capitali, perché nel 92 ancora, cioè negli anni dello SME, la liberalizzazione è andata avanti, ma all'inizio non era ancora completa, avevano portato a frequenti riallineamenti nello SME. Eccoli qua, sono riportate solo le svalutazioni della lira. Tenete presente che quando la lira svalutava, spesso e volentieri altre monete, tra cui il marco, rivalutavano.
nella storia dello SME la lira ha sempre svalutato e il marco ha sempre rivalutato. E questa è la sequenza. Fino a quella, l'ultima, l'uscita dello SME il 17 settembre del 92, quando ci fu la più imponente svalutazione, svalutammo rispetto intorno al 20-25%, insomma, secondo le monete, addirittura al 28% rispetto al marco. Sì, quindi scusa, nello SME c'era una banda entro le quali le monete potevano circolare, no? Esatto, tra l'altro quindi era fisiologico che ci fosse. Noi nel 92 eravamo entrati un paio d'anni prima, correggimi se sbaglio, nella banda ristretta, perché l'obiettivo era quello di far parte dei paesi. Esatto. Quindi avevamo abbandonato la banda larga che ci permetteva di oscillare più o meno 6% e eravamo rientrati nella banda stretta. Che succede? Che la lira comincia a svalutarsi, comincia a posizionare sulla parte bassa della banda d'oscillazione, d'accordo? E dovevamo rispettare questo patto. Che cosa fa la Banca d'Italia? Ciao, un esempio concreto. Cosa fa la Banca d'Italia? Cosa facciamo? Non lo ricordo. La Banca d'Italia prende le riserve valutarie che ci aveva e comincia a comprare lire. Ma per comprare lire deve vendere marchi e dollari. Le lire le puoi stampare, a quei tempi le potevi ancora stampare. E per comprare le lire sei costretto a vendere moneta pregiata, per procurarti la quale devi dare merce in cambio, devi vendere qualcosa. Vengono bruciati 30.000 miliardi, se non sbaglio, di riserve valutarie, per poi svalutare. Cioè, ovviamente che la manovra non riuscì, ma non poteva riuscire, non poteva riuscire perché non... Perché a quel punto scatta la speculazione. Cioè, le bande di oscillazione sono pericolose, perché quando ci si avvicina scatta la speculazione. Gli speculatori cominciano a pensare che la Banca d'Italia non ce la fa, perché deve dissanguarsi continuamente di riserve, di dollari, di marchi, eccetera. E quindi continuano a offrire lire e domandare dollari. E la Banca d'Italia non può continuare a dissanguarsi, perché a un certo punto dice basta, non ce la faccio più e svaluti. Quindi in questo caso la svalutazione non sarebbe stata necessaria a causa del livello come ma la speculazione la rende inevitabile. Certo. Di qui la necessità di allargare la banda. Cioè, l'Italia era il paese più instabile da questo punto di vista e passa dalla banda del 6% invece del 6%. Oh, e ci sono molti che si sono interrogati. Oh, scusa, perché allora, che cosa significa, un esempio concreto che l'hai citato, che lo speculatore, vedendo che la lira scende, il dollaro, che cosa fa attendendosi appunto che questa cosa continua? Cioè amplifica ancora di più il processo, certo, perché a questo punto continua a svendere lire, acquista un dollaro oggi che vale una lira 1,5 perché domani vale 1,8. Esatto. Chiaro? Esatto. Libertà di movimento dei capitali. Esatto. Questi in un mese hanno guadagnato miliardi. Così hanno fatto. No, ma ci si è posti anche delle domande. C'è l'aspetto difensivo dello speculatore, non c'è solo quello offensivo. Anche se detengo dei titoli denominati in lire, prevedo che questo avvenga, li vendo per acquistare. Esatto, esatto. E ci si domanda infatti, ma perché Ciampi, che era un tecnico, ha insistito così tanto? Forse voleva aiutare qualcuno a liberarsi di lire in cambio di moneta forte a spese dello Stato. Cioè, se io ho un sacco di titoli denominati in lire e la lira si sta svalutando, io subisco una perdita, io privato. Ma se lo Stato mi aiuta e mi vende a un prezzo per me buono lire che domani si svaluteranno, io privato mi garantisco da una perdita dovuta al mercato grazie a una riserva valutaria che è un bene pubblico. Ho il tempo di difendermi prima che... Capito? Cioè, istituzioni, a mio parere, istituzioni finanziarie italiane sono state aiutate a spese del pubblico a liberarsi di lire che dovevano comunque svalutarsi. Secondo me è quello che è successo più recentemente nel caso greco, quando la ristrutturazione del debito che tutti sapevano che doveva essere fatta, però l'hanno rimandata per un certo lasso di tempo, il che ha consentito alle banche che detenevano quei titoli, che non potevano più andare semplicemente a vendere quei titoli perché si erano deprezzati, ma i titoli arrivano anche a scadenza in quel caso, titoli del debito pubblico greco, e così le banche francesi, tedesche, non solo, si sono difese. Cosa, scusa se sbaglio, correggetemi, che non sono riusciti a fare nel caso cipriota. Nel caso cipriota no. Ma lì l'esposizione delle banche era diverso, non c'era l'esposizione delle banche europee.
invece il debito greco era detenuto dalle banche tedesche e francesi. E quello cipriota? Russo. Ma hanno colpito gli speculatori con gli stagionatori russi. Sì, cioè, sì, ma è diverso, perché lì non era, il caso cipriota non era il crack, cioè non era il debito pubblico, no? Era la situazione delle banche. Allora, dalla direttiva dell'88 si passa rapidamente al piano dell'oro, sempre dell'88. Il rapporto sull'Unione Economica e Monetaria della Comunità Europea, steso dal Comitato per lo Studio dell'Unione Economica e Monetaria delle Comunità Europee, è correntemente conosciuto come rapporto dell'oro, e il nostro Padovaschioppa fu tra i relatori. Il compito assegnato dal Consiglio Europeo di Hannover dell'88, del giugno 88, era quello di elaborare un progetto per la realizzazione dell'Unione Economica e Monetaria. Il comitato era composto dai governatori delle banche centrali della Comunità Europea e in più dal direttore della Banca dei Regolamenti Internazionali, l'economista Tigesen, non so se lo conosce Ernesto, e dal presidente del Banco de España. Il rapporto Delors riprende il vecchio piano Werner del 1970, Werner, ne abbiamo parlato ieri, abbiamo detto che poi fu subito abbandonato perché ci fu lo sganciamento del dollaro, quindi rimasto nel cassetto. Lo riprende, propone un'accelerazione nella direzione di liberalizzare i movimenti dei capitali, viene accettato convintamente dal governo tedesco, stabilisce definitivamente le tappe per la realizzazione dell'Unione Monetaria Europea, ribadisce le raccomandazioni di rito che ogni volta noi ritroviamo nel piano Barnier, nel piano Werner, nel rapporto Delors, le solite raccomandazioni di rito mai seguite però, che sono quelle della necessità del coordinamento delle politiche monetarie, fiscali, di bilancio e di equilibrio dei saldi con l'estero, del bilancio dei pagamenti dei paesi partecipanti. In contraddizione con il punto 5 introduce il principio di sussidiarietà, e questa è una zeppa importante perché in base a questo tutte le funzioni di politica economica che avrebbero potuto essere realizzate a livello nazionale, regionale e locale senza ripercussioni sulla coesione e sul funzionamento dell'Unione Monetaria Europea sarebbero rimaste di competenza degli Stati membri, ed è per questo che la Germania, per questa chiosa che la Germania può dare via vita alla riforma ARS nel 2003, perché in base al principio di sussidiarietà, che ben porta a voi? Quando sono queste riforme ARS? È importante questo. Te lo spiego, lo sa benissimo Lorenzo, cos'è le riforme ARS, ne parliamo domani delle riforme ARS. Ma accennano, no? Se no... Beh, le riforme ARS sono un piano di compressione dei salari messo in morte. Molto forte, la Germania ha abbassato i salari reali del 10% in 9 anni. Il ministro che ha portato avanti questo si chiama Arz, e il governo, governo era quello di Schröder, 2003-2004. Esatto, quindi fa deflazione interna la Germania. E liberale. E quindi comprimendo la precarietà, la flessibilità. Oggi milioni di lavoratori tedeschi hanno i contratti a mini job e noi abbiamo semplicemente copiato loro, cercato di operare, solo che i tedeschi sono più efficienti nel far funzionare le cose, lavorano anche per 400-500 euro, per una parte è sussidiata dallo Stato. Quindi le grandi riforme di Schröder sono quelle che spiegano la grande capacità competitiva tedesca dopo. Però il punto politico, scusami, qual è? Che nell'immaginario delle discussioni che facciamo fuori da questa stanza, l'idea che i lavoratori tedeschi rispetto ai lavoratori italiani si trovi in una condizione salariale straordinariamente migliore rimane, cioè questa fammi dire. Straordinariamente no, però sembra. Però non devo smettere, non lo so, voglio dire. Siamo del 30% più alti, in media. Ecco, allora voglio dire, questo funge come elemento di pressione sull'opinione per dire queste politiche pagano. Questo è il punto di fondo. Sì, ma poi c'è un'altra cosa, che le imprese, sono due cose che hanno coinvolto i sindacati a partecipare a quell'ora. Primo, il MIBestim, cioè i sindacati hanno dei loro rappresentanti nei consigli di amministrazione. Sì. Quindi hanno voce in colano, hanno un grande potere, ma un voce alla città. Quindi c'è una cooptazione dei sindacati nell'amministrazione dell'impresa. E poi invece di aumentare la disoccupazione tendono a ridurre l'orario di lavoro a livello dell'impresa. Fanno accordi
E questa cosa giustamente i lavoratori apprezzano. Quindi c'è un coinvolgimento dei lavoratori in questa manovra, dei tagliamo i salari, però in compenso. Non ci sono stati, scusa, anche i contratti di solidarietà in Germania. Questo non lo so. Però la differenza con l'Italia è che, in Italia i sindacati vengono trattati con bastone e passo, sindacati e lavoratori. Disoccupazione o accetti le conseguenze dell'occupazione qui in Italia. In Germania qui sono stati cooptati e l'hanno fatto, direi, in grosso modo con il consenso dei lavoratori tramite sindacati. Loro però tendono a far emergere questa dimensione delle leggi volute da questo razzo che comprimono fortemente la massa salariale. Questo eh sì, la massa salariale globale è scesa in termini reali del 10%. Vorrei far notare una cosa: l'economia non è uno stato stazionario, è un processo dinamico. Per cui, se tu parti da una situazione di equilibrio, quello che conta sono le variazioni rispetto a una certa situazione. Noi, in un certo anno, abbiamo un equilibrio, che magari prendi a te o prendi a me, non è importanza, abbiamo un equilibrio. Nel corso del tempo, questo equilibrio può mantenersi. Oppure può mettersi in moto una divaricazione. Questa divaricazione è particolarmente critica se io e te siamo legati e abbiamo un legame, abbiamo la stessa moneta, io non posso più fare la mia politica, tu non la puoi fare, e tu stai giocando sporco, capito? Mi hai fatto concorrenza in un sistema nel quale teoricamente dovremmo cooperare. Non facciamo i moralisti. No, cooperare economicamente. Sì, d'accordo, certo. Due aziende capitalistiche, no? Che stanno sulla stessa fascia di mercato, stanno nello stesso settore, si fanno necessariamente concorrenza. E perché non è Texas che... fa concorrenza all'Arizona? No, aspetta, questo è il concetto. Sì, ho capito, ma loro hanno esteso, e c'ha ragione lui, no? Nel senso che nel suo libro dice ormai il mercato è sovrano, non gli stati, cerchiamo di capire dove siamo. La concorrenza tra due aziende, se tu ti definiresti, se tu fossi un capitalista e fai frigoriferi, c'è un'azienda concorrente che in un qualche cazzo di modo, invece di innovazione tecnologica, fa un contratto con i sindacati, un accordo interno che abbassa i salari. Non è mica concorrenza sleale, stai nel capitalismo. No. Ti frega. No. Come no, perché ci sono le contabilità nazionali. Abbiamo in Europa 27 contabilità nazionali. Per cui quello che tu fai in Germania si ripercuote sulla mia contabilità nazionale. Allora eliminiamo le 27 contabilità nazionali, facciamo una sola contabilità nazionale e a quel punto ne diventa un problema di concorrenza fra imprese. Invece nella situazione in cui siamo, la concorrenza a ribasso, i provvedimenti di compressione salariale in Germania si ripercuotono sulla mia contabilità nazionale e quindi sui salari e sui diritti e sul welfare italiano. C'è un altro aspetto, non più penso, mi sembra, che è questo, che con questa politica del piano Arz e mini job e così via si reggono sul fatto che poi in Germania esistono dei sussidi che consentono a questi lavoratori che fanno i mini job di avere un'integrazione al reddito, per cui non sono più 450 o 500 euro, ma diventano magari 900 1000, che è sempre poco, ma spesa pubblica. In Italia molti giovani sarebbero felici di lavorare a 900 euro. Io prima ho citato decennio degli anni 70 per dire quello che è stato introdotto, ma tutta quella storia lì è finita alla fine degli anni 70. La Germania invece ha continuato sul piano del rafforzamento di queste leggi. Quindi è vero quello che è in Germania. C'è una struttura sociale che fa da rete. Sì, questa, ma... una cosa, questa è importantissima, perché in presenza di un sistema di cambi fissi, ovvero di economia, di moneta unica, come sappiamo un singolo paese non può svalutare. Allora l'unico modo per i paesi per farsi concorrenza è il depreciamento reale. E cioè l'abbassamento salariale. Ci sono due modi per questa cosa. Quello, la svalutazione salariale è nota, no? Quello che ha cercato di fare Monti, che scateni la crisi, indebolisci i sindacati e metti le imprese in condizioni di ottenere riduzioni salariali. O... L'altra si chiama la svalutazione fiscale. Ed è questa qua, c'hai i mini job per l'impresa ti paga 450, e una parte dello stipendio te lo paga lo Stato. Quindi è quella che da noi passa come defiscalizzazione degli oneri sociali, è questo, cioè lo Stato si assume una parte del costo del lavoro, per cui abbassa il costo del lavoro per l'impresa e la mette in condizione di competere. In compenso, lo Stato come fa a rivalersi dei fondi che impiega in questa maniera? Perché è spesa pubblica, c'è cioè il PIL,
alza le tasse altrove. Dove? L'IVA. Notate, l'IVA fa parte di questo schema di si chiama dumping fiscale, perché tu abbassi il costo del lavoro, le tasse sul lavoro all'impresa, e lo Stato nello stesso tempo aumenta le imposte indirette che vengono pagate soprattutto dai lavoratori, quindi c'è proprio una redistribuzione del reddito l'altro aspetto interessante è che l'IVA si paga sulle merci vendute in Italia, va bene? Ma non sulle merci italiane esportate all'estero. Quindi questo ti dà un vantaggio competitivo, perché le merci tedesche importate in Italia pagano l'IVA in Italia. Se tu aumenti l'IVA in Italia è come se avessi messo un dazio sulle merci tedesche. E nello stesso tempo hai dato un sussidio sulle merci italiane esportate. È un sistema. Capito perché l'IVA aumenterà a settembre? Dicono che possono dire, ma no, l'aumento dell'IVA. Se fosse questo Ernesto, gli accordi europei sono facilmente aggirabili. No, ma infatti noi ci rendiamo conto, ma c'è una competizione feroce tra sanno benissimo anche loro proprio su queste cose. Infatti qua, quando dicono se vuoi l'unione politica deve avere anche l'unione fiscale, certo. E comunque no, le classi dirigenti sono concordi tutte nel fatto che bisogna lavorare in questa maniera. Cioè i tedeschi continuamente ci dicono dovete fare le riforme strutturali, la banca centrale dovete fare cosa vuol dire? Agite sui salari, sulla, e poi chi lo fa meglio, chi lo fa prima è più competitivo. La Germania l'ha fatto per prima ed è quello che ha fregato tutto il resto d'Europa. Perché tu l'ho fatto con il consenso dei sindacati e aggiungi il fatto che le imprese tedesche sono più dinamiche e quindi hanno anche una dinamica di produttività più elevata di quelle italiane e tu hai il quadro della situazione. Va bene, qui sono rimaste due o tre slides, ma di fatto ho già detto tutto, perché il Trattato di Maastricht, qui dentro due slides, di fatto recepisce il lavoro fatto da Delors con il libro bianco e appunto questa cosa che chiamo, il progetto per la realizzazione dell'Unione Economica e Monetaria, dove lavorava anche Padoa-Schioppa. E quindi, e poi abbiamo già detto di come entra in crisi lo SME durante il dibattito, e quindi il mio lavoro di oggi è sostanzialmente finito e lascio lo spazio. Se non c'è andate Ernesto, riguardo anche alla discussione che ci stava in tutta questa cosa, negli ambienti diciamo così critici dell'euro, e la volevo fare anche Ernesto, e sta nella discussione tra Bagnai e Mignano Brancaccio. Emiliano Brancaccio accusa Bagnai di diciamo si lisciare il credito di questa piccola e media industria più o meno padana, no? Che è stato il motore degli ultimi 20-30 anni, che però non hanno potuto reggere la partita della globalizzazione, perché ci sta in mezzo questa cosa, l'economia di scala, no? Dice Bagnai correggere da questi, ma in realtà se tu vuoi stare comunque nella globalizzazione, per il discorso di economia di scala devi concentrare il capitale, accumularlo. Servono grandi reti, grandi industrie e così via. Questo lo dice Brancaccio. Che dice a Bagnai, è inutile che sta a questa pipa. Sì, d'accordo, si può anche pensare di uscire dall'euro, ma non è che possiamo uscire dall'euro continuando sulla livetta scolorativa per andare dietro a questi piccoli industriali e così via. Cioè la domanda è semplice. Questo problema, come dire, c'è un disegno capitalistico italiano che grazie al vincolo esterno tentava di superare questa arretratezza, la metto tra virgolette, poi sapere che ne pensi, della struttura del tessuto industriale italiano troppo fondato sulle microimprese. Quindi c'era, la domanda è, questi che hanno avuto a tutti i costi l'euro, che sapevano bene male tutte le incongruenze che ci sarebbero state, però dico io, forse speravano che avrebbe accentuato il fenomeno di concentrazione dei capitali per superare questo handicap che era stato un elemento positivo di vantaggio per un certo periodo, e che ormai non è più un elemento di vantaggio ma la zavorra. Questo è quello che dice Brancaccio. Io non so se avevano in mente questo, sicuramente avevano in mente la possibilità di usare il piccolo esterno per rendere più competitive le imprese attraverso la riduzione del costo del lavoro.
questo non so se c'era questo disegno di usare l'euro per aumentare la dimensione delle imprese, ma non mi sembra molto, molto probabile, no? Invece capisco che un'uscita dall'euro che crea condizioni per le rotazioni favorisca molto le piccole imprese poco competitive, e tutto lo sviluppo del nord-est era basato su queste piccole imprese, molto dinamiche tra l'altro, però chiaramente le dimensioni sono tali che non ti permettono di usufruire delle economie di scala e non sei molto competitivo con le grandi imprese tedesche, però con la svalutazione la competitività c'è varia. Quindi il disegno di uscire dall'euro, molti, diciamo, la visione di destra, l'approccio di destra all'uscita dall'euro è questo qua, la piccola media industria che con l'uscita dall'euro spera di poter recuperare competitività con la svalutazione. Io se posso aggiungere una cosa brevissimamente, c'è un ragionamento che fa Trancaccio, è comprensibile, questo è chiaro. Sul fatto che le classi dirigenti italiane avessero in mente questa cosa, io non penso. Perché? Perché il proprio temporalmente, il momento in cui vengono fatte tutte le politiche per l'euro, cioè gli anni 90 fondamentalmente, è anche il momento in cui vengono portati avanti processi di privatizzazione, liberalizzazione e quindi di frantumazione di grandi aziende, che chiaramente, ma che è del tutto evidente che non si ricomporranno come grandi aziende private, ma si va solo verso un processo di frantumazione che ha notevolmente indebolito l'industria italiana. Nello stesso tempo non potevano non sapere che il processo di globalizzazione avrebbe portato per esempio aziende come la Fiat a avere quei passaggi che poi ci sono stati. Secondo me non credo che ci fosse questa risposta. Però c'è una teoria economica che sostiene, probabilmente la caccia si basa su questa idea. La teoria economica dice che di fronte a questa competizione internazionale una forma di difesa è creare delle aree continentali, si chiama regionalizzazione, no? È evidente, perché a quel punto il tuo mercato non è più l'Italia, ma è tutta l'Europa, quindi tu puoi espandere, aumentano le dimensioni, ci sono le economie di scala. Questa cosa l'hanno potuto fare i tedeschi perché sono stati i primi a fare a intervenire sul costo del lavoro. Quindi bisogna dire che c'è un ritardo del sistema italiano non ha abbassato i salari subito quando doveva farlo, perché se ci fosse stato un intervento tipo la riforma ARS in Italia subito e il costo del lavoro si fosse abbassato, le imprese italiane sarebbero state competitive con quelle tedesche e quindi avrebbero potuto usufruire della regionalizzazione. Quando lo doveva abbassare? Ma già negli anni 90 o nei primi all'inizio dell'euro. Invece la curva piano piano ma continua a crescere rispetto. Posso dire una cosa? Certo. Non rispondo alla tua domanda perché è una domanda da economisti. Invece faccio una domanda. Ma perché non è stata fatta l'unione politica, che sarebbe stato il passo coerente successivo? Questa è la domanda che dobbiamo porci. È una cosa che non è uscita oppure non volevano? Non volevano. È evidente che se tu fai l'unione politica c'è il controllo politico sull'economia europea. Invece senza l'unione politica ha il controllo dell'economia, cioè della finanza, dell'industria sugli stati. E adesso gli stati sono condizionati dai movimenti di capitale, i singoli stati nazionali non possono fare politica. Se ci fosse stato un grosso stato europeo dotato di strumenti di politica industriale, fiscale, eccetera, eccetera, avrebbe potuto mettere sotto controllo. Però ti voglio dire una situazione, ma una volta che hanno ottenuto la completa liberalizzazione dei movimenti di capitale, questo l'hanno ottenuto al 100%, perché hanno mantenuto 27 contabilità nazionali? Io l'unica spiegazione che riesco a trovare è questa, che l'assetto che si vuole dare all'Europa è un assetto di tipo imperiale, cioè l'assetto imperiale è quello in cui c'è un centro che assorbe risorse dalla periferia, utilizza manodopera a basso costo dalla periferia e si costituisce in questo modo. In questo senso il progetto politico europeo è diverso da quello americano, cioè qui si è puntato su una serie di quello della costituzione degli Stati Uniti da Europa. Esatto, è a vertice, credo. Sì. Quindi è un assetto imperiale di tipo carolingio, come dice anche Paolo Wagner. In questo io gli do ragione. Sì.
questa è la mia lettura. Si sarebbe posto il problema. E qui la cosa la stessa è che tutte le classi dirigenti europee sono state fatte pregare con polli dalla Germania, perché quando hanno fatto i trattati l'hanno fatti, la Germania era più forte, ha imposto di fare così. Specialmente i francesi, che avevano concepito l'euro come lo strumento di controllo dello strapotere della Bundesbank, di contenimento, sono rimasti fregati. La Germania ha imposto banca centrale autonoma, vincoli fiscali molto stretti, dopodiché ha fatto subito le riforme che doveva fare, aveva un'industria forte e a quel punto è diventato il paese dominante, molto di più di quanto lo era prima, perché prima i mercati finanziari, ma gli altri paesi si potevano difendere con la corruzione. Adesso siamo tutti gli altri paesi sono disarmati, lei domina sui mercati commerciali, finanziari, cioè non soltanto i paesi del sud Europa, ma anche quelli dell'est, guardate bene, dove c'è un costo del lavoro molto più basso. In Germania si è molti beni intermedi industriali, li produce in Polonia a costi molto più bassi che in Germania, poi li riporta, li assembla e vende merci tedesche di alta qualità che vende a prezzi molto più alti. Facciamo la Fiat questo. Altra cosa interessante, in una situazione del genere, i costi industriali per la Germania in buona parte si riducono se l'euro si rivaluta, per esempio rispetto alle monete dell'est europeo, dove producono molti beni intermedi. Non so se capite, ma perché l'euro, perché la banca centrale non svaluta l'euro? Per accontentare i francesi non conviene alla Germania. Non conviene. Spiega bene perché. Non importa materie prime dall'est, importa lavoro, quindi gli conviene avere. Importa lavoro e beni intermedi, capito? Questa è i costi di produzione. Quando l'euro si rivaluta rispetto alla moneta, ora non so che moneta. Slotti. Se l'euro si rivaluta rispetto allo slotti, poniamo del 10%. I costi di produzione della Germania, almeno per quella parte importata dalla Polonia, si riducono del 10%. È perfetto. Insomma, Luigi, possiamo dire che l'Europa è una pista che qualcuno ha operato. È un gioco truccato. Bene, è finito Firenze. Sì. Allora, chi c'è adesso? Facciamo una discussione.